Allora, ben arrivati amici, ecco un nuovo work in progress di Angam. In questa sezione mostriamo come viene realizzato uno dei nostri personaggi principali, ovvero sia Rigel. In questa prima fase potete vedere per esempio la realizzazione della line art del nostro personaggio. Qui praticamente, come vedete, io ho tracciato le linee principali di quello che è praticamente lo schizzo base, in modo tale da poter fissare praticamente l'idea del mio personaggio sul foglio elettronico. È ovvio anche che il video che state vedendo è messo con una velocità molto più accelerata rispetto alla realizzazione vera e propria, anche perché comunque un'illustrazione di questo tipo richiede un tempo di lavoro che comunque è compreso fra le 6 e le 8 ore abbondanti. Nella fase di realizzazione della line art, allora, in genere io procedo in questa maniera qua. All'inizio traccio grosso modo le linee principali per avere comunque una guida sul foglio elettronico. Poi in un secondo momento, riguardando bene il disegno e cercando sempre di immaginare bene il risultato finale, comincio ad inserire sempre più in nero praticamente i dettagli principali di quelli che possono essere appunto l'illustrazione finale. In genere io una cosa che preferisco fare è cancellare meno linee possibili, perché secondo me un ottimo esercizio è quello di tenere sempre lo schizzo base sotto. Perché comunque le linee delle matite, delle prime matite, possono risultare anche comode come linee di riempimento o linee comunque che in qualche maniera andranno ad arricchire il volume, a dare un effetto 3D del personaggio praticamente, dell'illustrazione finita.
È importante ricordarsi che ogni disegno è geometrico. Più riusciamo a mantenere una geometria corretta nelle nostre illustrazioni e più il disegno finale risulterà piacevole e soprattutto efficace. Una volta tracciata la line art, passiamo allo sfondo praticamente, a realizzare quello che è il nostro background. Qui useremo un primo approccio praticamente con i colori, quindi faremo, io per esempio quando procedo con una colorazione grossolana che vado a rifinire solo in un secondo momento. Ecco, qua sul nostro personaggio comincio subito come prima fase a inserire le ombre. Lo strumento che sto usando in questo caso emula l'effetto delle pennellate di acrilico. Come vedete sto piano piano, passo passo, mettendo quelle che sono le ombre principali. Ho immaginato un punto luce situato alla destra del foglio elettronico e quindi vado a riempire tutte le ombre sul lato praticamente sinistro. Questo conferisce al disegno praticamente già un certo effetto tridimensionale. Sì, le pennellate, diciamo, il modo che ho io di utilizzare queste pennellate è abbastanza grezzo, però sinceramente a me piace così, dà l'effetto che voglio. Un'altra cosa che secondo me va notata in questo caso, comunque che vorrei sottolineare, è il fatto che comunque in questo caso qua io utilizzo un unico layer. Praticamente invece che usare, come spesso fanno i disegnatori con programmi su fogli elettronici, più layer, un layer per lo sketch, un layer per la line art, un layer per la colorazione, effetti ombra, luce eccetera eccetera, in questo caso qua, grazie a questo programma, sto cercando di emulare lo stesso metodo che ho su un foglio di carta su foglio elettronico. In sostanza praticamente non uso alcun tipo di layer in più, quindi non uso layer separati, ma uso un layer solo. Sì, è vero, sotto una prima colorazione praticamente quelli che erano le linee guida o comunque lo sketch va a perdersi, però di per sé il disegno acquisisce così un carattere nuovo. Ripeto, a me piace. È ovvio che per non perdere dettagli comunque nella realizzazione dell'illustrazione io vado in un secondo momento a ridefinire quei tratti che comunque mi servono per poter delineare bene il personaggio. Quindi con calma vado a rimarcare quei tratti di nero che mi servono e poi vado piano piano ad aggiungere sempre più effetti d'ombra per dare un effetto 3D al tutto. È da notare come piano piano e passo passo il nostro personaggio e il nostro disegno sta acquisendo sempre più precisione e carattere.
Ecco, nell'ultima fase della nostra illustrazione aggiungo quello che è una delle mie varie, diciamo così, firme d'arte, ovvero sia gli effetti luminosi. A me piace molto, quando concludo un mio personaggio, aggiungere quei colpi di luce che secondo me ravvivano il tutto. Inoltre, un dettaglio che secondo me è fondamentale nella realizzazione di questi dei miei fumetti, dei miei manga praticamente, è il discorso dell'occhio. L'occhio è lo specchio dell'anima e secondo me questa è una regola fondamentale per riuscire a fare e a dare carattere ai nostri personaggi. Ecco, quello che vedete è il nostro disegno finito, dedicato a Raigel, il personaggio principale del nostro nuovo progetto manga, ovvero sia di Angam, storia realizzata, scritta da Delos Veronesi e disegnata da me. Vi ringrazio tutti per l'attenzione e vi invito a lasciare un vostro like e un vostro commento sotto il video e a seguire gli aggiornamenti sulle nostre pagine di Facebook. Grazie a tutti.